Si riaccende il mercoledì universitario a Teramo grazie anche alla collaborazione di alcuni commercianti e all'amministrazione comunale. Sì, tutto parte dalla convenzione esistente con l'UDU e con i commercianti per una carta dei servizi che prevede delle scontistiche. L'UDU ha chiesto che questa carta dei servizi venisse estesa a tutti gli universitari. Noi abbiamo accolto con piacere questa richiesta, soprattutto l'hanno accolta le associazioni di categoria Confesercenti, Confcommercio e CNA, perché questo mette a loro disposizione una platea di studenti che non è più solo quella dell'UDU, ma diventano più di 6.000 studenti che accedono a questa carta dei servizi e che quindi possono spendere con delle agevolazioni nei negozi di Teramo, soprattutto del centro storico. E poi abbiamo voluto insieme agli universitari istituire diciamo così, questo mercoledì universitario, che può essere non in contrapposizione, però può essere una giornata in più rispetto al giovedì, che è ormai istituzionalizzato come giovedì universitario all'Aquila, e quindi non volevamo accavallare le due giornate. Abbiamo deciso di iniziare con il mercoledì universitario. Spero che questo venga ben accolto sia dagli universitari ma anche dai cittadini teramani. Importante la carta dei servizi, ma anche questa giornata del mercoledì. Sì, come Unione degli Universitari ci siamo sempre battuti perché lo studente tornasse centrale all'interno della vita dell'intera città di Teramo, e per questo abbiamo promosso insieme al Comune questa iniziativa, ossia la carta dei servizi, e poi la giornata del mercoledì come giornata universitaria all'interno del quale si possa tornare a vivere la città a 360 gradi, quindi non solo relegati a Colle Parco ma vivendo la città nella sua ampiezza e per tutti i servizi che è in grado di questa città di offrire agli studenti che si iscrivono all'Università di Teramo.